Allora, il derby è finito, nessun problema a fare il video dopo questa umiliazione, perché di umiliazione si deve parlare. 5-1 contro l'Inter, ci sta di perdere. Erano più forti, sono più forti, nessuno lo discute, però 5-1 è un'umiliazione totale, un disastro. Cioè, non c'è stato gioco in nessuna parte del campo. Abbiamo perso tutti i duelli, diciamo che non siamo neanche entrati in campo, perché sinceramente un Milan imbarazzante, perché si deve parlare di un Milan imbarazzante, vergognoso, e perdere così fa male, ma ci sta, perché hanno strameritato di vincere, hanno strameritato, non c'è da aggiungere altro. Quello di stasera è un Milan imbarazzante, un Milan vergognoso. Se nel 2023 giochi 5 derby e ne perdi 5, segnando solo un gol, un motivo ci sarà. Ieri il mister in conferenza stampa ha detto: non abbiamo visto i derby passati, non abbiamo fatto caso ai derby passati. Quello di ieri, di domani, cioè quello di oggi, sarà un altro derby. Ok, benissimo. Però questo Milan, il derby, quello di oggi, lo ha giocato ugualissimo a quelli passati, ai quattro precedenti, dove non si è mai entrato in campo, perché in Supercoppa italiana godi Di Marco dopo 5 minuti e hai perso 3-0. In campionato hai perso 1-0, ma solo perché l'Inter non ha più segnato, ma non hai fatto mai un tiro in porta. Nelle due partite di Champions, l'andata, dopo 15 minuti già perdevi 2-0 e il ritorno hai perso 1-0 come quello dell'1-0 in campionato. Cioè in quattro derby non hai fatto proprio niente. Quindi mi dici, non abbiamo visto i derby precedenti, quello di oggi sarà diverso rispetto agli altri, però è stato giocato allo stesso modo. Poi un'altra cosa vorrei aggiungere, ma fino a quando dobbiamo continuare a vedere Calabria che si accentra a centrocampo, che ha i piedi di piombo? Cioè Calabria deve fare il terzino. Non si deve accentrare a centrocampo. La difesa imbarazzante, difesa imbarazzante, ma non è solo la difesa imbarazzante, cioè tutti i giocatori che dovevano venire, i big, sono tutti venuti meno, ma non c'è nessuno che ha fatto una grande parte stasera. Comunque, detto questo, c'è solo da aggiungere una cosa, vergognoso, Milan imbarazzante.